La sala è bella. Innanzitutto ringraziamo la città metropolitana per ospitarci oggi a quest'ultimo incontro del corso magistrale della scuola Achille Ardigò, che chiude il quarto anno della scuola. È stato un percorso molto importante, ma prima di dire due parole voglio innanzitutto ringraziare i presenti. L'Erica Ferranti e Sonia Corsi che ci porteranno un saluto, che sono responsabili delle politiche di welfare nell'area metropolitana, nella città metropolitana, e ci porteranno appunto un saluto. Abbiamo Riccardo Prandini del Dipartimento Scienze Politiche Sociali. Abbiamo ospiti due direttori di Dipartimento dell'Università di Bologna, il professor Caglianiello del Dipartimento Giuridico e il professor Manzoli, che ringrazio tantissimo. Sono due dipartimenti che, assieme a quello di politiche sociali, collaborano direttamente con la scuola. Abbiamo inoltre la presenza, come sapete, del direttore generale del Comune di Bologna e della città metropolitana, Valerio Montato, a cui chiederemo poi di fare l'intervento conclusivo dei nostri lavori. Ora, prima di dare la parola ai nostri ospiti, alle responsabili del settore welfare, voglio ricordare, come dicevo all'inizio, che stiamo concludendo il quarto anno del corso magistrale della scuola. Abbiamo avuto una partecipazione molto ampia in tutti questi anni, una media sempre che ha superato i 100 partecipanti tra quelli presenti e quelli online. Anche oggi abbiamo ovviamente una presenza, ma abbiamo anche una nutrita partecipazione di persone che ci seguono online in una modalità che, come sapete, abbiamo attuato come era indispensabile a partire dai 2 anni 20 e 21 che abbiamo attraversato con l'epidemia del Covid. La scuola, abbiamo fatto un calcolo, ha esercitato in termini proprio di nomi e cognomi una formazione di 600 persone nella città di Bologna, di cui grandissima parte, oltre a cittadini che in modo volonteroso hanno seguito, volontari, esponenti delle organizzazioni di volontariato, ma ha formato anche tantissimi operatori dei comuni, dei quartieri, ma anche dei comuni della città che operano comunque nel settore sociale. È stato un momento importantissimo di progettazione di una nuova idea di welfare. Passatemi questa espressione. Un'idea di un welfare che non è più un welfare statalista, un welfare solo delle prestazioni, ma è un welfare di comunità, un welfare di prossimità. Un'idea che coglie i cambiamenti. Richiesta in fondo, che si basa sul fatto che il welfare è coordinato fortemente dal settore pubblico, vede una regia importantissima del settore pubblico, ma non è soltanto il settore pubblico, ma vede una presenza plurale di tantissimi soggetti, di cui alcuni operano direttamente nel campo della solidarietà, altri comunque nel campo della produzione di servizi che sono utili al welfare. È un welfare, quello di prossimità, che dà molto valore alle relazioni, al rapporto tra la gente. Non è un bancomat in cui io vado per prenotare l'esame del sangue. È un sistema che dà valore alle relazioni, al fatto relazionale. È un welfare che si basa molto sulla reciprocità, cioè io ricevo dal pubblico, ma ricevo anche dal terzo settore, dall'iniziativa di tanti gruppi volontari, ma mentre ricevo mi pongo anche il problema di dare, che è una cosa fondamentale, è un fondamento di qualsiasi comunità. Quindi è anche uno strumento, il welfare di comunità, un'idea
una linea lungo la quale si riscoprono e si valorizzano le comunità. Badate bene, le comunità non sono solo il territorio, le comunità sono etniche, le comunità sono online, le comunità si formano anche sul lavoro, in tanti, però c'è una riscoperta del valore della comunità. Perfino il PNR, di cui abbiamo tanto discusso, che mette dei finanziamenti, parla, ad esempio, di una salute di comunità, case di comunità, non solo case della salute, case di comunità. Quindi la comunità viene messa al centro come un fatto di valore importante, nelle sue diverse forme che non sono più solo quelle del passato, anzi non sono prevalentemente nuove rispetto al passato. È un welfare che tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie. Oggi siamo in un'era digitale e in qualche modo il recupero della comunità all'era digitale è anche un contributo a eliminare diseguaglianze. Non c'è cosa importante come il fatto di recuperare le diseguaglianze anche in campo digitale. È un welfare inoltre che, insomma, in qualche modo, come vorrebbe, come ha sempre detto in gran parte dei suoi scritti, Achille Erdigoa, voi sapete che la nostra scuola parte dal pensiero erdigoiano, dall'importanza di questo pensiero in tanti campi, è un welfare che riscopre il valore dei piccoli gruppi, dei single use, cioè lui diceva questi gruppi tematici che si ritrovano oggi, che noi li vediamo attorno a noi continuamente, che riguarda il problema ambientale, che riguarda il mangiar sano, che riguarda tantissimi comportamenti che oggi sempre più si affermano in un modo diverso di rapportarsi della gente. Quindi è un welfare però anche coprogettato e co valutato. Cioè, pensiamo a interi settori importanti del welfare, come quello della sanità, se potessimo in qualche modo pensare che i servizi non sono solo prestazioni, ma sono qualcosa di più, è una presa in carico, è una personalizzazione e soprattutto è discusso e progettato e valutato, guardate bene, non solo discusso e progettato, ma anche valutato assieme agli utenti, assieme ai diretti interessati. Beh, vedete che tutto questo muove un mondo nuovo, perché è il mondo che si sta affermando, perché la gente non è più abituata, insomma, a avere un concetto dei servizi come era 20, 30 o 40 anni fa. Oggi si richiede qualcosa di diverso, di direttamente partecipato. Noi abbiamo portato con tanti, poi i relatori lo sanno bene, perché sono stati protagonisti di questa strada, di questa esperienza, abbiamo cercato di fornire come scuola, attraverso le nostre ricerche, attraverso l'attività di formazione, la scuola fa ricerca e formazione fondamentalmente, non è che si occupa di altro, non fa la politica, non fa le politiche, però abbiamo cercato di approfondire e di presentare tutto questo. L'abbiamo fatto soprattutto nella città di Bologna, ma con un occhio attento alla città metropolitana, a quello che si sta costruendo, perché ormai è la città di Bologna. Ecco, quindi mi fa piacere oggi fare una discussione, avere un momento conclusivo di valutazione tra persone che ci hanno seguito, così come mi fa piacere però dare la parola a Erika Ferranti e la Sala Corsi che ci porteranno un benvenuto, ma faranno certamente alcune considerazioni. Non so chi interviene per prima. Erika, Sara e poi Erika, grazie. Grazie mille. Innanzitutto, appunto, un ringraziamento anche a Mauro Moruzzi per aver scelto comunque per questo momento conclusivo della scuola di utilizzare questo luogo che è la rappresentazione istituzionale del lavoro dell'area metropolitana. Perché appunto quando parliamo di città metropolitana significa sicuramente riconoscere un ruolo importante al Comune di Bologna, ma parlare di tutta quella che è l'area metropolitana e quindi di tutti quelli che sono i 55 comuni che qui trovano l'espressione anche di quella che è appunto l'attività politica e l'attività delle scelte anche politiche che si prendono. E credo che sia centrale nel momento in cui come dire, si istituisce anche una tavola rotonda che vuole riflettere così come sta nelle corde proprio della scuola, di quelle che sono appunto le politiche metropolitane di welfare, credo che sia importante anche tenere conto
conto di che cosa si intenda con questo elemento dal punto di vista del welfare. Sicuramente un tema che ha dentro di sé varie linee operative. Abbiamo ricordato, Mauro ha ricordato nell'introduzione, tutto quello che è l'ambito, diciamo, delle prestazioni di servizi intesi più propriamente dall'ambito sanitario. C'è tutto l'ambito sociale e c'è anche l'ambito dell'integrazione sociosanitaria, ed è per questo che, come dire, è un piacere avere anche Erika Ferranti come vicepresidente della Conferenza Territoriale Sociosanitaria Metropolitana. Credo sia importante anche attestare alcune battute del perché, quando ci approcciamo a una analisi di quelle che sono le politiche metropolitane di welfare, sia fondamentale tenere conto di tutta l'area metropolitana, perché sappiamo benissimo che se nuove sono le esigenze, è anche vero che nuove sono le tipologie di fragilità con cui abbiamo a che fare. Mauro prima parlava della presa in carico, quindi anche la presa in carico delle fragilità chiede linee operative diversificate, linee che sono diversificate anche all'interno appunto di un'area metropolitana che vede molte differenze dal punto di vista, penso banalmente, riferimento alle mie deleghe specifiche, oltre a quella del welfare, quelle delle politiche abitative, che ovviamente si intersecano con l'ambito sociale. Abbiamo comuni come quello di Bologna dove la tensione abitativa è molto alta e altri comuni dove invece il tema della casa va affrontato come risposta ad altre necessità di disagio, ad altre tipologie di fragilità. Credo importante anche evidenziare come nel momento in cui si parli di politiche metropolitane di welfare si tenga anche conto di quella che è l'organizzazione poi del servizio all'interno dei territori. Il lavoro appunto di città metropolitana e nello specifico dell'area sviluppo sociale va ad intervenire anche su tutte quelle che sono ovviamente le azioni di coordinamento rispetto appunto ai diversi distretti sociosanitari che compongono il territorio, così come anche all'organigramma che ciascun comune ha scelto di avere in riferimento al fatto che abbia per esempio conferito i propri servizi all'interno di un'unione, oppure sia comunque un comune cosiddetto non associato che ha tutti i servizi appunto interni. Queste differenze, che sembrano diciamo così soltanto differenze organizzative, invece hanno un grandissimo impatto su quelle che sono poi le politiche di presa in carico, su quelli che sono appunto quegli iter che prima Mauro evidenziava, ma che attestano nello stesso tempo l'importanza di avere un ente come città metropolitana che effettua un coordinamento all'interno di tutta l'area, nella volontà proprio di non andare ad accentuare quelle che sono delle disuguaglianze che invece possono emergere all'interno del nostro territorio metropolitano. Permettetemi poi un ultimo passaggio in riferimento appunto a quelli che sono anche i rapporti, le relazioni che come città metropolitana, area sviluppo sociale si vengono a creare. Da un punto di vista di quella che è, diciamo così, la sperimentazione, l'innovazione, cioè di una parte ideativa, e sono felice di vedere qui Bruna Zani come presidente dell'istituzione Minguzzi, che ha, diciamo così, il compito proprio per città metropolitana di tenere attiva tutto questo ambito di innovazione sul piano sociale, sul piano abitativo, iniziato soltanto come salute mentale, ma che abbiamo visto poi espandersi fino ad arrivare ad intercettare tutte quelle che sono altre linee di nuovo welfare, penso per esempio al welfare culturale, ma nello stesso tempo anche a tutto quello che è il lavoro che città metropolitana fa di coordinamento di un'azione tra pubblico e privato che risulta essere strategica, sia appunto nella interazione con l'ambito produttivo che con l'interazione con il terzo settore. E su questo, passo con questo la parola ad Erika Ferranti, credo che strategica sia stata per esempio l'ideazione durante il tempo del Covid del Fondo Sociale di Comunità, che appunto nelle quattro differenti linee operative, nella volontà
che queste quattro diverse linee operative rispondano a bisogni diversi, quindi si va appunto dal bisogno propriamente di povertà alimentare al bisogno, si ricordava prima, della non volontà di creare dei divari digitali, ma anche appunto al tema della casa e al tema del lavoro. È chiaro che questo è stato possibile, istituire questo fondo è stato possibile perché l'attività coordinamento viene fatta, allargata non solo agli enti propriamente amministrativi, ma appunto è strategica anche l'interlocuzione con quelle che sono le aziende sanitarie presenti sul territorio e con quella che è la regione Emilia-Romagna, nonché appunto, come dicevo, con una grande partnership creata attraverso il terzo settore e appunto con tutti quelli che sono le associazioni che in quel mondo oggi riconosciamo. Quindi grazie davvero e una buona tavola rotonda. Erika Ferranti, che sempre porta un saluto della città metropolitana. Sì, buon pomeriggio, grazie mille per l'invito. Io intervengo in qualità di vicepresidente insieme al sindaco di Mola Panieri della CTSSM, Conferenza Sociale e Sanitaria Metropolitana, di cui è presidente il sindaco Lepore, che si occupa, come sapete, dei temi sanitari e sociosanitari. Io ringrazio perché riflettere sul welfare e sulla dimensione metropolitana del welfare in questo momento è estremamente importante, perché siamo in un periodo di grandi trasformazioni, le abbiamo vissute recentemente, diciamo negli ultimi pochi anni, e recentemente li stiamo vedendo questi cambiamenti tutti i giorni. Abbiamo assistito a un cambiamento istituzionale, all'abolizione della provincia e alla necessità di sviluppare un ruolo, di riconoscere un ruolo alla città metropolitana, un ruolo che veniva già accennato da Sara, che ci ha portato a fare delle sperimentazioni per rispondere a dei bisogni indubbi di creare un welfare che abbia una dimensione di carattere metropolitano, indubbiamente superiore a quello comunale, ma anche di dimensione superiore rispetto a quello distrettuale. E assistiamo inoltre a dei cambiamenti demografici e a dei bisogni che cambiano nella comunità, bisogni che sono sempre meno definiti e sempre più grigi, diciamo così, trasversali tra diversi ambiti di bisogno. E abbiamo anche a che fare con delle riforme che ci portano a riflettere e a dover ragionare su come attuare per davvero l'integrazione sociale e sanitaria, per esempio all'interno delle case della comunità. Le sfide sono tantissime ed è impossibile fare l'elenco, sicuramente negli appuntamenti precedenti ne avete parlato, e accrescere la consapevolezza di tutti gli attori del welfare è estremamente importante, perché non possiamo soltanto fermarci di fronte al fatto che le risorse sono scarse rispetto ai bisogni, ma abbiamo bisogno di costruire un sistema che dia risposta ai bisogni nuovi, pur tenendo conto che le risorse che abbiamo sono limitate. Abbiamo a che fare con strumenti nuovi come la coprogettazione, la coprogrammazione, che già sono stati ricordati, le parole chiave nelle introduzioni sono già uscite. Abbiamo necessità di tenere insieme i livelli di servizio che a livello nazionale sono stati individuati, sia in ambito sanitario, LEA, sia in ambito sociale, con i LEPS, con quelle che sono le caratteristiche territoriali. Dai territori dobbiamo essere in grado di raccogliere le risorse, le forze, le opportunità che ci sono, quindi tenere insieme dei livelli di servizio essenziali che vogliamo garantire insieme alle specificità territoriali, ed ecco quindi immaginarci quello che veniva chiamato welfare di comunità, ma come gestirlo, come governarlo, come fare sì che questo welfare di comunità non contribuisca ulteriormente ad incrementare queste differenze territoriali e differenze che hanno diverse origini, causate dalla difficoltà degli spostamenti, causate da differenze orografiche del territorio, causate da differenze economiche della popolazione. Ecco, queste sono delle sfide importanti, significative, concrete con cui abbiamo a che fare, così come tenere insieme la dimensione sanitaria, una dimensione che ha una dimensione significativa, quella aziendale, con quella del sociale, che molto spesso è una dimensione ancora comunale o, se va bene, di unione, quando siamo fortunatissimi, di distretto. Come fare a far sì che veramente riescano a lavorare insieme questi due ambiti e a dare gambe poi anche quelli che sono dei processi di riforma che sono in atto nell'ambito della non autosufficienza, della disabilità, tanto per citare alcuni processi che sono in atto, senza voler dimenticarne altri, minori, la salute mentale, eccetera, eccetera. Insomma, l'elenco sarebbe lungo e non voglio dare delle priorità.
giusto per citare insomma quanto il periodo storico che stiamo vivendo ci richiama sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista politico alla necessità di prenderci il tempo insieme per ragionare, fare sì che tutti il lavoro di tutti, il contributo di tutti sia condiviso e sia di stimolo per continuare a far crescere il nostro sistema di welfare bolognese. Grazie. Grazie a Sara, grazie a Erika. Voglio ricordare che per noi questo rapporto con la città metropolitana era un'idea originaria della scuola, molto importante. La scuola si è decentrata nell'ultimo anno in particolare in tutti i quartieri, abbiamo tavoli costituiti in tutti i quartieri che sviluppano singole, anche a livello sperimentale, singole tematiche di interesse per welfare di comunità. Abbiamo però anche, come voi ben sapete, delle richieste delle associazioni dei comuni che vorremmo condividere con la città metropolitana e già posso dirvi che nella progettazione del nuovo corso magistrale delle attività della scuola che partirà il 14 di febbraio, noi avremo piacere di invitare, ne abbiamo parlato anche con i dirigenti del comune, la città metropolitana per condividere dei percorsi con voi. A questo punto intervengono nella tavola rotonda i rappresentanti dell'università. Abbiamo il professor Prandini, il professor Caianello, il professor Mantoli. Devo dire che la scuola non esisterebbe senza questa intensa collaborazione con l'Università di Bologna. È stata una collaborazione estremamente fruttuosa perché attraverso l'impegno scientifico di ricerca e di formazione, in particolare di questi tre dipartimenti, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, il Dipartimento Giuridico e il Dipartimento DAR delle Arti, è stato possibile fare cose bellissime e si stanno facendo cose bellissime direttamente a contatto con i quartieri, che sono appunto le ricerche sulle condizioni, l'impoverimento, un fatto reale delle nostre famiglie, che sono il welfare culturale e la sanità e alla sicurezza integrata che entrano a tutti gli effetti un'idea orizzontale, non verticale di welfare. La collaborazione con la scuola nasce appunto con un'intensa collaborazione nell'ambito della stessa missione terza dell'università. Quindi questi interventi a conclusione del corso sono estremamente importanti. Poi ovviamente oltre all'intervento del direttore generale Valerio Montalto è aperto un dibattito sia per i presenti sia per le numerose persone che ci stanno seguendo online. Direi di dare la parola a Riccardo Prandini, che tra l'altro è anche componente del nostro comitato tecnico scientifico della scuola. Prego Riccardo. Grazie, buon pomeriggio, grazie alla Scuola Ardigò, alla città metropolitana, grazie anche per farmi parlare per primo perché ho un'urgenza verso le 5, quindi ringrazio molto per questo diciamo aiuto che mi viene dato. Quello che voglio provare a fare, non dirò niente di nuovo, quindi con molta tranquillità, è sottolineare tre delle parole che circolano e sono usate quando noi parliamo appunto di welfare di comunità, per cercare di almeno rimettere, ripeto, non è la prima volta che queste parole vengono utilizzate, ma diciamo in contesto bolognese provare a rimettere, a mettere nella giusta direzione la discussione. Le tre parole sono welfare come investimento, la prima, la seconda è innovazione sociale e la terza è comunità e prossimità. Il primo tema, welfare come investimento, può sembrare qualcosa di abbastanza, diciamo, dato per scontato, purtroppo non lo è. Il tema del welfare è ancora, stranamente, una cosa abbastanza incredibile, fortemente sottovalutato in Italia, anche nella politica nazionale, a mio parere, e viene, non è mai al centro, se ci guardate, delle grandi discussioni su dove deve andare il paese, ci sono altri temi, digitalizzazione, l'immigrazione, la ripresa economica, la sanità, anche per motivi contingenti. Il tema del welfare non è mai veramente al centro. Perché non è mai veramente al centro? Perché è pensato ancora in maniera, diciamo, da dopoguerra, da anni 60, 70, 80, come una spesa che va a compensare delle situazioni di difficoltà. E queste
situazioni di difficoltà vengono compensate e vengono mantenute a galla, no, un livello decente di vita, ma più di quello non si riesce a fare, non si riesce a pensare. È chiaro che se uno intende il welfare in questo senso, effettivamente c'è poco futuro, rimane diciamo la metafora della rete di sicurezza minima che ti deve tenere a galla, perché sennò vai nei guai. Naturalmente questo è estremamente importante, ma è allo stesso tempo anche un pochettino limitativo. Il welfare invece deve essere pensato, andrebbe ricomunicato, tematizzato in termini invece appunto di investimento, quindi una spesa che serve a creare ricchezza, che serve a creare non soltanto ricchezza economica, ma ricchezza sociale, civica, capacità di vivere bene. Il welfare come investimento è un welfare che non, diciamo così, non lavora semplicemente sui problemi, sulle situazioni problematiche, ma lavora in maniera più specifica su che cosa? Su un altro tema, sul tema di continuamente ricapacitare le persone in situazioni di difficoltà affinché possano tornare nella società e cogliere le opportunità che arrivano. Noi viviamo in un mondo sociale dove qui spesso pensiamo in maniera statica, ci sono delle opportunità, ci sono delle competenze. Pensate a tutta la storia senza senso, perché non c'è una soluzione, tra quando si comincia a dire ma l'università e la scuola cosa dovrebbero formare per questo tipo di opportunità, perché non si troverà mai il matching, ma perché nel mentre le opportunità cambiano, i lavori cambiano, le esigenze cambiano e devono cambiare anche le capacità. È inutile fare dei discorsi a un tempo zero come se la storia fosse finita. Quindi quello che deve fare il welfare, a mio parere, e penso anche della scuola Ardigon, senso ne abbiamo discusso insieme più di una volta, è quello di capacitare le persone e rimetterle nelle condizioni di cogliere le opportunità che cambiano continuamente. Questo, diciamo, è la grande differenza invece con il welfare inteso semplicemente come una spesa che tiene a galla le persone in situazioni di difficoltà. Poi ci sono anche i casi delle persone in situazioni di difficoltà, ma quelli sono solo una parte del welfare. C'è una parte invece molto, molto più importante, pensiamo appunto al reingresso nel mondo del lavoro, pensiamo alla sanità, pensiamo a cos'è oggi la salute, che non è semplicemente non avere delle malattie, perché se fosse così, diciamo, sarebbe abbastanza semplice, ma la salute è qualcosa in più, qualcosa che appunto ti permette di avere una vita buona. E questo è il primo passo, non sottovalutatelo, perché in Italia secondo me siamo ancora molto indietro, il welfare è ancora uno di quei temi dove si dice tutto questo, questo, e poi c'è il welfare, diamo anche qualcosa a quelli che non ce la fanno. Il problema è che quelli che non ce la fanno stanno aumentando, perché nel mentre le cose da saper fare per poter essere inclusi veramente nella società cambiano così velocemente che tutti in fin dei conti siamo in una situazione di bisogno più o meno forte. Questo è il primo punto. Secondo punto è quello dell'innovazione. Che cos'è l'innovazione? Anche qua c'è una forte tendenza, sapete, ci sono le mode sono facili da comunicare, le mode colgono l'attenzione delle persone, sono tutte cose che sappiamo, abbiamo letto qualche rivista e qualche giornale. Ci sono le mode, oggi va molto di moda l'innovazione e l'innovazione tecnologica, la città come dashboard, la città come piattaforma, il gemello digitale, gli algoritmi, eccetera, eccetera. È evidente che è così, nel senso quello è il nostro mondo, sarebbe stato come prendersela con la stampa quando incominciavano a stampare dei libri, insomma è abbastanza inutile star lì a discutere di come sarà il nostro mondo, sarà tecnologico eccetera, però il problema, come diceva anche Mauro Muruzzi, è che qua quando tu vai poi a livello territoriale, quando tu tocchi i problemi delle persone, quest'idea di innovazione, a parte il fatto che è difficile da prendere da parte dei cittadini, perché c'è il divario digitale, che aumenterà perché le tecnologie cambiano continuamente, eccetera, eccetera, ma a parte questo, il welfare e i servizi di welfare vanno a lavorare di più appunto sulla capacitazione e quindi devono lavorare di più in interazione con le persone. Quindi un po' questo sogno telematico, questo sogno piattaformico, questa roba va un attimo ripensata, naturalmente è fondamentale, non va scartata, ma va fortemente anche tenuto insieme a tutto quello che invece è interazione personale. Le persone hanno bisogno di moltissima interazione personale. Adesso non facciamo, gli esempi banali, guardate negli ultimi 2 o 3 anni la popolazione giovanile che non poteva andare a scuola, cominciate a guardare ai dati sulla salute mentale di questi ragazzi, costretti tra l'altro a stare a casa, che per la salute mentale è sempre un problema, nel senso che ci sono i genitori,
non sempre le cose vanno come speriamo, tutti noi speriamo che vadano, e quindi capite bene che l'interazione, la presenza, il vedere l'altro, il mettersi alla prova con l'altro, l'imparare in presenza con l'altro, tornano ad essere temi fondamentali. Nessuno sinceramente se lo sarebbe aspettato qualche anno fa dentro questo un po' delirio tecnologico, telematico, cioè a distanza. Quali sono i temi dell'innovazione? Allora, se non è solo l'innovazione tecnologica, sono quelli della coprogettazione, che appunto vuol dire non semplicemente che si fa finta di fare un favore ai cittadini, ma che se li si mette in gioco, li si ascoltano quali sono i loro veri problemi, quali sono le soluzioni che loro darebbero i problemi. E si impara moltissimo, lo sa chiunque abbia lavorato nei servizi sociali, che questo è un punto fondamentale. La personalizzazione, che vuol dire molto banalmente che non ci sono più soluzioni standard, ma ogni soluzione va ritagliata sulla persona. E poi abbiamo la sperimentazione, che vuol dire un'altra cosa molto importante, che non ci sono più ricette valide, le ricette valide sono finite. Sì, è chiaro, se vuoi fare il ragù devi più o meno sapere cosa gli metti dentro, ma poi devi cambiare, devi sperimentare, devi tenere del ragù che ti è venuto bene, devi tenere quello che è venuto bene, poi puoi cambiare, devi andare avanti perché il mondo cambia, quindi sperimentazione, capacità di adeguarsi ai cambiamenti. E per farvi un esempio di questa innovazione che è sociale e non tecnologica, vi faccio un esempio molto banale su cui stiamo appunto lavorando con questi progetti nei quartieri. In entrambi i quartieri dove io sto lavorando abbiamo preso due temi paradossali per il welfare, che tendenzialmente a livello logico non hanno alcuna soluzione. E il tema è questo: come fanno i servizi a prendere contatto con delle persone che non vogliono prendere contatto con i servizi o che sono invisibili? Questo è un bel problema. Come fanno i servizi ad andare a incontrare quelle persone, come per esempio anziani autosufficienti, ma che sono ormai completamente isolati, oppure quelle famiglie che non accedono ai servizi perché sono straniere, perché hanno delle altre culture, oppure che sono così in situazione di difficoltà da non avere tempo e le capacità di andare loro ai servizi? Come si fa a intercettare queste cose? Infatti, la cosa è estremamente interessante, perché se tu intercetti quelli che si fanno vivi, sei fuori dalla ricerca, perché devi cercare quelli che non si fanno vivi. Ma per cercare quelli che non si fanno vivi devi passare prima da qualcuno che si fa vivo e farti fare il passo. Allora, tutta una cosa difficilissima per i servizi, perché i servizi da solo questa roba non la possono fare. Era solo un esempio molto interessante, paradossale, ma estremamente innovativo appunto. Come faccio a prendere dentro persone che solitamente non accedono e non vogliono accedere ai servizi? L'ultimo punto, e ho finito, è quello della comunità prossimità. Comunità prossimità sono due termini che vanno molto, chiaramente sono due termini che attirano molto, entrambi hanno una metaforologia, diciamo, di vicinanza, di cura, si capisce perché funzionano, però si può magari dire qualcosa in più. Comunità tendenzialmente non richiama più a un contesto sociale fatto di persone simili, perché noi non siamo più simili. Le nostre società non sono fatte di persone simili, sono fatte da persone molto diverse, culture diverse, stratificazione sociale diversa. Quindi comunità non può voler dire quella roba lì. Se volesse dire quella roba lì, a Bologna la comunità, non so, forse c'è la comunità della curva sud-nord dei tifosi del Bologna, adesso non so perché non tifi Bologna, se sia la curva nord-sud, lì forse puoi dire che c'è una comunità. Ma oltre a quello, siamo tutti molto diversi. Allora cosa può vuol dire comunità? Vuol dire qualcosa di un po' più astratto. Comunità vuol dire che i cittadini si devono sentire sicuri e certi che qualcuno si prenderà cura di loro. Questo per me è una buona definizione di comunità. Tu sei in una comunità se sai che all'emergere del tuo problema, anche se hai difficoltà a esprimerlo, c'è qualcuno che lo vede e che ti viene a cercare, ti viene a dare una mano. Cosa vuol dire questo in termini di riorganizzazione dei servizi? È una cosa molto lunga su cui bisogna lavorare a lungo, perché non è automatico che un welfare diventi di comunità, cioè una sicurezza che il cittadino possa ricevere appunto gli aiuti anche nelle situazioni di maggior isolamento, eccetera. Tenete presente, la faccio breve perché ho parlato fin troppo, che il tema della sicurezza, su cui sta lavorando, credo, il Dipartimento di Giurisprudenza in maniera interessante, non è soltanto il tema della sicurezza, ma abbiamo bisogno di più polizia o più di controllo sociale. Il tema della sicurezza è proprio un sentimento che ti fa sentire tranquillo nella città in cui vivi, che se tu hai bisogno di qualcosa, questa cosa ti arriverà velocemente. Il tema della prossimità è ancora più specifico. Il tema della prossimità vuol dire sentirsi sicuri che questi aiuti comunitari, cioè che ci sono, che ti arriveranno perché sei in una comunità di diversi, naturalmente, questi servizi sono vicini.
tema della prossimità è semplicemente quella. Sono vicini e questo lo si può declinare in vari modi, perché ci sono varie semantiche della vicinanza. Qui non la faccio lunga, però è interessante. Non è soltanto la città del quarto d'ora, a parte il fatto che un quarto d'ora, non so se era un quarto d'ora o cinque, non mi ricordo più, perché poi si accorcia, perché in un quarto d'ora si muore in pochi secondi, cioè lì dipende poi, no, che cosa vuol dire il quarto d'ora, cinque minuti, otto secondi. Il tema vuol dire comunque avere servizi vicini, quindi vuol dire avere un territorio ben organizzato a livello di quartiere, in questo Bologna avanti, dove ci siano servizi, dove ci sia un'infrastruttura di servizi che siano raggiungibili, ma vuole anche dire, per esempio, che i servizi escono e si avvicinano ai cittadini. Ci sono entrambe le idee di prossimità, un radicamento sul territorio dove tu puoi accedere, ma anche dei servizi che accedono a te, cioè che si avvicinano a te se tu non puoi accedere a loro. Per concludere, allora direi che la sfida che ha lanciato lo Scuola Ardigò, che ha lanciato il Comune di Bologna, che speriamo rilanci anche la città metropolitana, è proprio quello di pensare un welfare inclusivo, dove l'inclusione vuol dire davvero rimettere nelle condizioni tutte le persone di tutte le età che hanno in un certo momento una difficoltà, rimetterle nella condizione di poter vivere bene e di poter dare alla comunità quello che tutti in fin dei conti possono dare se sono messi nelle condizioni di farlo in maniera decente e rispettosa. Grazie, direi di aver detto giusto. Grazie Randini, grazie Riccardo. Dalle parole del professor Riccardo Prandini avete potuto capire perfettamente che questa collaborazione con l'Università di Bologna, che tra l'altro non sarebbe nulla di nuovo perché è una collaborazione c'è da tanto tempo, si è sviluppata in tanti modi, la collaborazione tra comune, territorio, università, però oggi è qualcosa di diverso. Il riferimento al welfare non è soltanto un aiuto per una ricerca, per un corso di formazione, è una collaborazione per ripensare a un progetto culturale. Progetto culturale importante che rivede dalle basi quello che è stato, tra l'altro, un grande welfare, il welfare del nostro territorio. Ecco, per questo mi fa piacere avere qui due direttori di dipartimento, due dipartimenti veramente importanti dell'Università di Bologna, il Dipartimento Giuridico e il Dipartimento DAR, che stanno facendo tantissime cose e che stanno partecipando proprio a questo progetto culturale, che è bellissimo, che poi lo portiamo qui, nella sede della città metropolitana. Professor Michele Caianiello, professor Giacomo Manzoli, io chiedo un vostro intervento, una nostra valutazione. So la collaborazione anche con voi sta continuando nei quartieri direttamente, ma credo che sia giunto il momento per fare alcune considerazioni generali. Non so se inizia il professor Caianiello. Grazie presidente Moruzzi, grazie alla città metropolitana, al comune di Bologna e tantissimo alla Scuola Ardigò che ci ha coinvolto in queste imprese, in questa iniziativa. Era un po' di anni fa quando il presidente Moruzzi è venuto a trovarmi in dipartimento per propormi questo progetto. Io, prima di tutto, una excusatio non petita, non sono uno specialista dei temi della sicurezza urbana, sono il direttore di dipartimento. Purtroppo il professor Giuponi, che è quello che si occupa quotidianamente di questi temi, oggi non poteva essere presente. Ci sono io che posso darvi alcune coordinate di cosa può fare il dipartimento all'interno di questa scuola e poi magari qualche spunto che proviene dalle esperienze che noi abbiamo realizzato. Era prima del 2018, secondo me, il nostro primo incontro che abbiamo avuto in dipartimento, e la collaborazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche con la Scuola Ardigò è cominciata proprio nel 2018, che è un anno, come si può dire, proficuo, perché è un anno successivo al decreto legge Minniti del 2017, numero 14, che è quello che regola per la prima volta le attività di sicurezza integrata e welfare di comunità per, a livello di comunità e di popolazione insieme con gli enti territoriali, realizzare proprio quegli obiettivi della sicurezza. Fin dal primo momento il presidente Moruzzi ci ha proposto il tema della sicurezza come tema che doveva essere centrale all'interno del welfare di comunità. E cosa abbiamo fatto? Il primo anno o i primi due anni abbiamo cercato di realizzare
degli incontri di studio, delle conferenze, dei momenti di riflessione, anche un po' spot perché partivamo all'inizio. Volevo dire che ci siamo subito sentiti molto coinvolti, perché è un'immagine che Mauro Moruzzi ci ha evocato, che a me ha toccato molto, anche per ragioni personali, della mia famiglia è stata, non faccio tutta la storia dell'interazione fra l'università e la città di Bologna perché è un po' lunga e non saprei neanche farla, ma che se guardiamo solo al dopoguerra, una chiave di sviluppo delle nostre società è stata l'interazione fra in particolare gli istituti tecnici e la comunità territoriale, che adesso invece il nuovo modello di sviluppo imponeva, consigliava di coinvolgere le università e le comunità, e per me è stato un onore poter essere lì in quel momento e sposare il progetto che ci veniva proposto. Dunque abbiamo cominciato con cicli di corsi, seminari, laboratori, workshop, ricerche e siamo finiti con una pubblicazione, cercando di coinvolgere gli operatori del settore dei servizi pubblici, i volontari, delle associazioni, del terzo settore e naturalmente gli studenti, perché noi comunque facciamo anche attività di formazione agli studenti e ai cittadini. Ecco, in questo quadro, dopo questo periodo, siamo arrivati a consolidare il nostro rapporto con la scuola Ardigò, con un accordo 4, con dei protocolli attuativi e abbiamo fatto parte di un laboratorio e continuiamo a far parte di un laboratorio sulla sicurezza integrata e il welfare di comunità. Quindi nel 2021-22 abbiamo dato, come si può dire, ha fatto un programma, un ciclo di lezioni approfondite con specialisti che venivano da diverse parti del nostro paese e ci parlavano di temi legati alla sicurezza. Sicurezza come problema di percezione della sicurezza, intesa come soluzioni per contrastare o risolvere il degrado attraverso strumenti amministrativi, per cercare di mitigare o risolvere dove possibile l'emarginazione sociale, due fenomeni che certamente favoriscono la disgregazione sociale, ma poi anche aumentano la percezione di insicurezza. E abbiamo cercato di riflettere sul concetto di sicurezza partecipata, lavorando sul decreto legge Minniti, sui patti, sugli accordi che ne sono seguiti per realizzarlo, con un concetto di partecipazione attiva della comunità. In particolare abbiamo poi concentrato un po' di attenzione sui temi della violenza domestica, erano anche gli anni del Covid, quindi era aumentata la violenza domestica e abbiamo lavorato insieme alle forze di polizia, al volontariato del terzo settore e come sempre poi alle associazioni, agli studenti, ai cittadini. Il progetto che vorremmo portare avanti insieme alla scuola è quello di entrare nella scuola popolare di quartiere, di fare dei focus nei quartieri, quindi abbiamo sviluppato i primi due anni facendo lezioni teoriche tendenzialmente, questo anche perché un po' all'università, questa è la prima attività, però adesso vorremmo cercare di portare avanti questo tipo di progetto andando a sviluppare buone prassi, chiaramente insieme ai quartieri che si confrontano con le attività che devono fare, quindi in un livello decentrato. In particolare la scelta è quella del quartiere Borgo Panigale Reno, con il quale ci siamo messi in partnership, e lì unire un po' di teoria, ma invece sì, tanta più prassi, per sviluppare una cultura amministrativa dell'approccio integrato al tema della sicurezza. E questi sono, come si può dire, i passaggi che abbiamo realizzato. In tutto questo ne è uscito anche un volume che è stato pubblicato da Monomio University Press sulla sicurezza integrata all'amministrazione condivisa. È open access, quindi chiunque lo può scaricare e leggere liberamente, e riporta in qualche modo proprio le attività che sono state compiute in questo periodo. Io vorrei, ecco, prendere spunto, dirvi due cose. Uno, una questione politica per noi del Dipartimento. La collaborazione con la Scuola Ardigò è uno dei due pilastri per sviluppare la nostra terza missione. Quindi un primo è una clinica legale che sviluppiamo insieme alla Regione e agli enti territoriali sulle vittime, quindi le persone che subiscono una violazione dei diritti a diverso livello, potrebbe essere penale ma potrebbe essere anche civile o amministrativo, ma si tratta di situazioni segnalate dagli enti territoriali e in primis dalla regione e che poi vengono seguite e sviluppate attraverso docenti, un avvocato clinico e degli studenti che si formano nel mentre e in cui seguono le attività
legali per sostenere queste persone. Il secondo ambito è quello di lavorare con la scuola Ardigò per cercare di trasformare quella che è stata una riflessione prevalentemente teorica in un laboratorio di buone prassi e di amministrazione di comunità, amministrazione condivisa. Ci sono alcuni elementi che volevo evidenziare e che mi hanno colpito in particolare leggendo il volume che è stato frutto delle riflessioni portate avanti nel 2021, poi il volume è del giugno del 2022. Ci troviamo spesso di fronte a concetti che hanno un certo margine di incertezza oppure sono un po' polisemici, cioè hanno più significati all'interno della stessa parola. Il primo è il rapporto fra sicurezza e welfare, che è un tema, noi stessi all'inizio in dipartimento abbiamo avuto una divisione, ma dobbiamo parlare di sicurezza, dobbiamo parlare di diritti. Qual è l'accento sul quale dobbiamo spingere di più? L'altro tema, secondo me, interessante è che forse ancora non è sufficientemente sviluppato nella riflessione del rapporto pubblico-privato. Noi dovremo individuare nuove prassi per garantire la sicurezza, per realizzare un ecosistema sicuro, diciamo così, nelle nostre comunità. Per questo abbiamo bisogno di un'interazione che realizzi un effettivo welfare moderno fra pubblico e privato. Ecco, cosa si annida in questa parola privato? E come noi dobbiamo relazionarci con questo settore che diventa necessario, ma potrebbe avere una identità di carattere diverso. Allora parto dal primo passaggio, cioè la parola sicurezza. La parola sicurezza, se noi la guardiamo nei testi normativi, non ci dà un significato univoco, perché già nei primi passaggi della Costituzione prevalentemente sicurezza è che lo Stato si astiene dal fare qualcosa, mi lascia libero di circolare, per esempio di associarmi, se pensiamo agli articoli 16 e 17 della Costituzione. Però questa è una visione, come si può dire, un po' antiquata dell'idea di sicurezza, o sicurezza dal non essere, non subire perquisizioni indebite nel proprio domicilio, e insomma le sicurezze fondamentali. In realtà si sviluppa un secondo modo di concepire la sicurezza, che è quello dell'effettivo godimento dei diritti, quindi che fa riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Sicurezza come sicurezza del fatto che siamo in grado di godere i nostri diritti, che possiamo vivere in un ambiente solidale che è necessario per sviluppare le nostre personalità, sicurezza come effettività e quindi anche in senso lato come strumento per raggiungere poi una più effettiva uguaglianza tra le persone. E questo secondo concetto si sviluppa enormemente nella seconda metà dell'Ottocento, poi in tutto il Novecento, e oggi direi che non è più messo in discussione, non c'è sicurezza se non riusciamo anche a ragionare in modo proattivo, di comunità, collettivo, in un'ottica appunto di sicurezza dei diritti. Però anche quando andiamo a questo secondo significato, in realtà troviamo di nuovo un'incertezza semantica, perché ci possono essere due approcci a questa sicurezza nel godimento dei diritti. E il primo approccio è sperimentato, per esempio, dall'ordinamento francese, ma anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La sicurezza è un diritto soggettivo. Io devo essere sicuro di poter godere i miei diritti, per esempio l'integrità fisica, la vita, e a questo fine ho un diritto soggettivo. Quindi se lo Stato non me lo garantisce, io aziono uno strumento giudiziario per obbligarlo a obbedire, oppure per chiedere un risarcimento nel caso in cui sia troppo tardi per garantirmi quella sicurezza che mi è mancata allora. Questo strumento in realtà ha un suo significato positivo, il singolo si può attivare, però ha anche un elemento pericoloso perché è disgregante fondamentalmente, no? Quindi io vado ad azionare un mio diritto, ma vado contro altri potenziali diritti e creo una lite, ogni forma di lite chiaramente rischia anche di essere un po' uno strappo sociale, anche se poi c'è un giudice che decide. C'è un'altra intesa, come si può dire, modalità di interpretare il concetto di sicurezza, pure nell'ottica moderna, di sicurezza dei diritti, e che è quello appunto di bene comune, di bene collettivo, di precondizione perché le persone godano dei propri diritti individuali. Quindi vederlo come un ecosistema che deve essere garantito alla comunità, ma che non può essere giustiziato dal singolo soggetto, perché se così fosse dopo andrebbe in bilanciamento con altri diritti o in altre situazioni e questo in realtà avrebbe una portata disgregante. Qual è vera di queste due interpretazioni? Un po' tutte e due e un po' nessuna in pieno, quindi in parte ha senso anche che l'individuo si attivi se vede il proprio diritto violato, però se poi eccede in realtà questo disgrega l'ecosistema del quale abbiamo bisogno per essere effettivamente
fruitori dei nostri diritti fondamentali. Ecco, quindi questo è un primo punto. L'altro tema, secondo me, che è interessante, che emerge da queste conferenze, è quello del rapporto pubblico-privato. Dunque, noi abbiamo una... perché qui, secondo me, scontiamo un'arretratezza ancora di approccio del problema. La Costituzione chiarisce che il tema della sicurezza appartiene allo Stato, però poi il titolo quinto riformato prevede che lo Stato si possa attivare per coordinarsi con le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli enti locali, per realizzare forme di sicurezza integrata. E in questo senso il decreto Minniti ha reso possibile questo tipo di attivazione e ne sono seguite una serie di accordi e di patti che hanno portato proprio a una modalità concertata di garantire la sicurezza, dove la comunità, da ultimo, ma non per ultima, si prende carico assieme agli enti pubblici della vivibilità, della fruibilità della situazione. Ecco, intanto anche nel decreto Minniti c'è un passaggio incerto. La sicurezza viene intesa come vivibilità, ma anche come decoro. La vivibilità fa più riferimento, se ci pensate, alla cittadinanza attiva, al welfare, nel senso che ho una pienezza di godimento della mia identità attraverso la sicurezza. Però se guardo invece al decoro, c'è un richiamo un pochino più al concetto di ordine pubblico. Ciò che aggredisce il decoro va sconfitto, emarginato, neutralizzato. E questo secondo concetto di sicurezza è un pochino più rigoroso del precedente, cioè evoca in qualche maniera forme di forza pubblica. Ma quello che mi volevo sottolinearvi è il rapporto con il privato. E finora le leggi prevalentemente o le fonti normative secondarie si occupano prevalentemente di una tipologia di privato, che è quella non profit, potremmo noi dire, il terzo settore, il volontariato, e con il quale è molto semplice ottenere un risultato che a noi sta a cuore, cioè che l'ente che decide la direzione politica da intraprendere è lo Stato e la comunità che lo tiene vivo e gli dà una identità. E il terzo settore tendenzialmente si fa protocollare, certificare, obbedisce a determinate norme, standard tributarie, amministrative e anche di bilancio. Questo però io temo non basterà, cioè si svilupperà nel tempo invece una forma di collaborazione col privato che vedrà sempre più coinvolto il privato profit, quello che fa profitti. E ce ne rendiamo molto bene conto quando guardiamo allo sviluppo digitale. Evoco quello perché è un po' più semplice, ma in realtà potremmo fare esempi anche in altri ambiti. Poi ecco, forse io non ho la cultura anche per farvi gli esempi negli altri ambiti, quindi prendo quello lì che mi viene più semplice. Lo sviluppo digitale ci consente di garantire la sicurezza attraverso l'interazione. Per esempio ci sono città in cui sistemi di intelligenza artificiale chiamano la polizia a seconda che la combinazione dei dati, rumore, consumo di alcol, età della popolazione che si trovi in una determinata zona, richieda un intervento che però non è un intervento attivo, cioè per neutralizzare un disordine pubblico, ma di controllo più da vicino. La polizia quindi rimane in remoto, ma poi quando l'algoritmo scatta, a un certo punto, è lo sviluppo delle zone rosse, verdi e gialle delle città. Dinamico, nel momento reale, le forze dell'ordine si avvicinano per capire quello che succede. Possono però scattare altri meccanismi, per esempio la diminuzione delle luci. C'è uno studio, la città di Eindhoven è stata una delle prime a sperimentarlo, quando diventa troppo calda la situazione, abbassare le luci può aiutare, noi penseremmo il contrario, ma invece a raffreddare gli animi in qualche modo. Ecco, chi provvede i software, l'elaborazione dei dati e dei servizi, non sono più associazioni di volontariato, ma non sono neanche piccoli player privati, sono grandi player. Quindi qua secondo me si pone un problema che è rilevante, ed è quello di essere in grado di relazionarci con questi soggetti, assicurando che sia lo Stato a determinare la strada da intraprendere, che è quello che ci sta più a cuore, perché è il modo per valorizzare al meglio la nostra comunità. Io penso che riusciremo a farlo, penso soprattutto che insieme saremo in grado di sviluppare nuove prassi, nuovi modelli che
penso ci renderanno, se non altro, culturalmente più ricchi, ma il mio auspicio è anche un pochino più sicuri nel tempo nella nostra comunità. Grazie professor Caianello, avete sentito proprio direttamente dal suo intervento che è stato trattato proprio, cioè, come un tema come questo della sicurezza assume una dimensione culturale completamente nuova in una prospettiva di welfare di comunità. Noi eravamo abituati un tempo, certo, a dare estremamente importanza al tema della sicurezza, ma a valutarlo in una prospettiva che era molto diversa. Da questo punto di vista anche tutto il tema della cultura, ce ne parlerà adesso il professor Giacomo Manzoli, che è entrato appieno in questa visione di un welfare che non è soltanto e non può essere soltanto un welfare per chi sta male, per chi ha bisogno di cure, per chi ha bisogno di assistenza, ma anche per chi vuole vivere una dimensione nuova della vita. Abbiamo, questo riguarda i giovani anche, ma riguarda anche chi vive ormai 20 anni di più, riguarda tutta la popolazione. Giacomo, l'esperienza che abbiamo fatto è stata lunga e complessa e sta andando avanti anche questa in alcuni quartieri. Quindi siamo lieti di sentire il tuo intervento. Grazie. Sì, io cercherò di rubare pochissimo tempo. Ho chiesto di essere qui vicino a me anche a Roberta Paltrinieri, che è di fatto la persona, fa parte del comitato tecnico scientifico della scuola Ardigò ed è sicuramente più competente di me, essendo sociologa dei processi culturali, mentre io, diciamo, di mestiere mi occupo di cinema, di storia del cinema, anche se diciamo ho partecipato a questo progetto di trasformazione di un dipartimento che si chiama Dipartimento delle Arti, che è sostanzialmente la struttura da cui dipende il DAMS, quello che tutti chiamano confidenzialmente DAMS. E questo progetto è iniziato più o meno 5 anni fa, è iniziato un po' prima, ma si è manifestato, e la collaborazione negli ultimi 3-4 anni con la scuola Ardigò, per la quale ringrazio sentitamente Mauro Moruzzi, è stato uno dei capisaldi che ha incoraggiato e aiutato questa trasformazione. Allora, in sostanza, la situazione era questa, cioè il DAMS è nato ormai 51-52 anni fa, a seconda che si calcoli la fondazione o le prime lauree. Lo abbiamo celebrato, l'abbiamo festeggiato tra il 2021 e il 2022 e tra i vari documenti che sono emersi nelle Techerai c'era un'intervista al fondatore del DAMS, che non è, come molti credono, Umberto Eco, ma un grecista che si chiamava Benedetto Marzullo, il quale, intervistato dalla RAI, diceva: ma perché avete creato questo corso di laurea? Lui diceva: perché è nata la regione. No, uno dice: cosa c'entra il DAMS con la regione? No, c'entra, era appena stata istituita la regione, stavano nascendo un po' ovunque, anche nei comuni, gli assessorati alla cultura, c'era un cambiamento, una trasformazione sociale che richiedeva la formazione di operatori culturali. No, questo era lo scopo originario del DAMS, non formare dei registi, dei grandi autori teatrali, dei grandi artisti e così via. Non era neanche formare degli eccelsi studiosi, no? Appunto degli Umberto Eco, degli Ezio Raimondi e così via. Era formare degli operatori culturali, cioè delle persone che fossero capaci, utilizzo un'espressione gramsciana, di organizzare la cultura. Per tante ragioni, perché evidentemente il paese stava cambiando, noi pensiamo sempre al progresso, allo sviluppo in termini di benessere materiale, ma lo sviluppo in realtà è stato soprattutto un aumento clamoroso, mi viene da dire, del benessere culturale. Se uno guarda l'inizio degli anni 50, il numero dei laureati
di cui oggi ci lamentiamo perché è troppo basso, ma all'epoca era lo 0,7% della popolazione. 0,7% della popolazione. Nasceva l'università di massa, aumentava esponenzialmente la scolarizzazione, c'erano dei bisogni culturali, cioè dei bisogni simbolici da soddisfare. C'era bisogno di persone che sapessero organizzare la fornitura di questi di beni immateriali, come sono i beni culturali, che hanno anche una base materiale, ma che hanno un valore in quanto beni immateriali, e organizzarli, metterli a disposizione, farli circolare, mi viene da dire, accompagnando, ma in qualche maniera compensando lo sviluppo di che cosa? Dell'industria culturale, cioè del mercato culturale, perché questa era una funzione essenziale. L'industria culturale c'era già da un paio di secoli, non era mai stata così fiorente, ma evidentemente l'industria culturale, cioè lasciare la cultura esclusivamente alla logica di mercato, era inaccettabile allora come oggi. Bene, nell'evoluzione universitaria che c'era stata, poi erano successe tante cose, l'università ha delle sue logiche, delle sue dinamiche che avevano poi portato alla scissione da scienze della comunicazione, quindi dal versante più, diciamo, prettamente sociologico del DAMS delle origini, dal DAMS vero e proprio, e quindi si era sviluppato soprattutto uno studio verticale di queste discipline. Delle discipline artistiche, delle discipline culturali, e questa cosa qui non è che ci piacesse tanto, corrispondeva dal mio, ma direi dal nostro punto di vista, a un impoverimento, a un profondo impoverimento che andava di pari passo con uno sviluppo del settore culturale, soprattutto quello, diciamo così, di pertinenza delle istituzioni pubbliche, che non ci soddisfaceva pieno, e quindi abbiamo pensato di allargare le nostre prospettive. Abbiamo reintegrato, grazie alla disponibilità dei colleghi, tutta l'area di scienze delle della comunicazione all'interno del DAR, e quindi è riunita con il DAMS, lo stesso per quanto riguarda le discipline della moda, ma soprattutto le discipline politologiche, le discipline sociologiche, eccetera, che sono entrate a fare parte integrante del nostro progetto. Tant'è vero che se uno va a vedere i nostri progetti di ricerca che hanno vinto bandi competitivi e che si stanno sviluppando, non trova la soggettiva nel cinema di Federico Fellini o non so, il teatro di Goldoni fra il 6 e il 700, ma trova temi come Bridging Humanities and Social Sciences, Platform Labor in Urban Spaces, Fairness, Welfare, Development, Communities of Concord, Building Contentment and Belonging Through Emotional Images, e così via, Questioning Traumatic Heritage, The Political Ecology of Migration and Border Violence, eccetera, eccetera. Altruistic Entrepreneur, ovviamente nel settore culturale, e quant'altro. Allora, tutto questo per andare nella direzione di chiedersi in che modo possiamo, attraverso le competenze disciplinari nel campo artistico e culturale, essere utili alla società nella quale ci troviamo a vivere, perché c'è un fatto molto elementare, molto banale, ma assolutamente vero, e cioè se una cosa è anche preziosa, bellissima, carica di valore e di significato culturale, ma non arriva a nessuno, non è cultura, non è niente. E c'è di più, se queste cose belle, preziose, eccetera, arrivano tramite anche l'investimento pubblico, e quindi, diciamo così, la fiscalità generale, arrivano sempre alle stesse persone che se le potrebbero permettere, beh, questa cosa qui produce un effetto paradossale che mi viene da definire la sindrome da Robin Hood al contrario, no? Tutto questo si iscrive in un quadro dominato, come ben sappiamo, dall'aumento della diseguaglianza anche in campo culturale.
c'è tutta una tradizione sociologica, cito Peterson per tutti, che a un certo punto applaude all'avvento dei cosiddetti consumatori onnivori, cioè persone che sono in grado di fruire di prodotti culturali alti, bassi, vicini, lontani, eccetera, eccetera. Poi ci si è resi conto che questo era vero, ma riguardava le persone che stavano in alto nella scala sociale, cioè chi disponeva di risorse economiche e culturali tali da consentirgli di andare nelle diverse direzioni, mentre chi stava in basso non era affatto onnivoro. E infatti basta pensare alla situazione odierna, ci sono persone che hanno una dieta variatissima, diciamo così, sanissima dal punto di vista culturale, vanno a teatro, vanno al cinema, vanno ai concerti, hanno l'abbonamento a 19 piattaforme con cui gli arrivano contenuti, e ce ne sono altre che quando va bene possono guardare la televisione generalista, e quindi con tutta la stima e tutto il rispetto, Montalbano e quando va bene appunto, ma direi per lo più Don Matteo, Barbara D'Urso e il Festival di Sanremo, quei 3 giorni all'anno. Questa cosa qui non va bene per niente. L'idea di welfare culturale va esattamente nella direzione opposta, cioè andare a progettare un'offerta culturale che sia in grado di intercettare tutti quei pubblici che sono esclusi da questa stessa offerta. Dare una mano a fare sì che sia la cultura sia un vettore di inclusione, di stimolazione di una cittadinanza attiva e, come diceva prima Prandini, di relazioni fra le persone. Solo così quella cosa che chiamiamo cultura diventa autenticamente cultura. Io mi fermerei qui, Roberta, se volevi aggiungere qualcosa sul lavoro che concretamente... Senz'altro, la professoressa Roberta Pantrinieri è stata una protagonista di questo lavoro della scuola e ho piacere che prenda la parola. Scusa Roberta, una sola cosa. Ringrazio naturalmente le istituzioni che sono state estremamente sensibili rispetto a questa trasformazione, a questa nostra proposta. Qui abbiamo il direttore generale, ma vorrei citare senz'altro Daniele Ara, all'epoca presidente del quartiere Navile, che ha promosso una ricerca ad ampio spettro che ha coinvolto tanti ricercatori giovani, tra cui la professoressa Giulia Allegrini, che è qui presente, e altri del Dipartimento. Insomma, c'è sensibilità, c'è un terreno fertile, il lavoro è appena iniziato e la direzione di questo lavoro ce lo racconta un attimo brevemente Roberto Pantrinieri. Sì, sarò molto breve. Grazie Giacomo, grazie Mauro. Come dire, questo del welfare cultura, allora innanzitutto noi, come appunto ha detto Giacomo, grazie all'associazione, alla scuola di Go, siamo riusciti a mettere in campo azioni che vanno all'interno di quella che viene definita terza missione, esattamente come ha anticipato anche il professor Caianello per quanto attiene appunto il suo dipartimento. Quindi una terza missione che in qualche modo significa rendere evidente e palese quali sono anche tutte quelle attività che in qualche modo riguardano il nostro studio, ma che diventa studio applicato. Io mi ricordo quando nel 2017 ero presidente di un corso di laurea di sociologia e servizio sociale, che sapendo di andare al DAR dissi a questo convegno di assistenti sociali, dissi beh vabbè, io adesso vado al DAR, vado al Dipartimento delle Arti, quindi mi dispiace tanto ma non mi occuperò più di welfare. E poi dopo mi ritrovai, dopo un anno mi sono ritrovata grazie alla scuola invece a dare vita e gambe ad un progetto di welfare culturale sul territorio, grazie alla grande attenzione delle istituzioni. In questo caso specifico abbiamo ricordato Daniele Ara, ma ricordiamo anche la presidente del quartiere, in questo momento del quartiere San Donato, San Vitale, con la quale stiamo collaborando attivamente in una seconda parte di queste azioni che stiamo facendo.
perché in qualche modo abbiamo intuito, Giacomo l'ha detto, mi ha anticipato, che nei territori esistono degli ecosistemi di tipo culturale molto importanti che vengono organizzati dal basso, che in qualche modo animano tutte le associazioni, la ricchezza di un terzo settore che vive e che in qualche modo è lì, che in qualche si mette a disposizione di questa nuova forma di secondo welfare o di welfare di comunità che ingloba anche il tema della cultura. Guardate, nel 2018, quando abbiamo iniziato a parlare di welfare culturale, avevamo alle spalle le esperienze che si muovevano in campo anglosassone, avevamo l'arte in prescrizione, avevamo il welfare, la cultura che cura, cose verissime che sono molto attuali, ci sono un sacco di iniziative che vanno fatte in quest'ottica, mi riferisco per esempio a Sciroppo di Teatro dell'Arena del Sole. Noi in qualche modo quello che abbiamo sviluppato nei laboratori che abbiamo messo in campo grazie alla scuola Ardigò è stato invece andare a mettere in luce la ricchezza dei territori e delle comunità che in qualche modo sul tema della cultura si stanno muovendo. Quindi il welfare culturale in realtà andrebbe coniugato, e questo abbiamo cercato di fare Giacomo Manzri ed io in un testo che abbiamo pubblicato grazie alla scuola Ardigò, che si chiama La dimensione welfare culturale, la dimensione della cultura nel welfare di comunità. Abbiamo fatto un passo ulteriore perché riteniamo che il welfare culturale, certamente, come diceva prima Prandini, debba capacitare le persone, debba rispondere a dei bisogni, ma possa anche essere redistributivo e non riparativo, ma che possa andare incontro alle comunità, a comunità sulle quali il tema della prossimità debba ricondurre, e mi rifaccio sempre a quello che diceva Riccardo, anche io sono una sociologa come lui, non solo alle cure, ma anche alla ricostruzione di quei legami di tipo comunitario che oggi in una società individualizzata stanno andando perdendosi. Quindi la grande fortuna che abbiamo avuto nel definire un nuovo modello che parta dall'ecosistema, dei territori, delle comunità, delle aree che abbiamo in qualche modo analizzato, per andare a vedere non solo le capacitazioni individuali, ma anche le capacitazioni di gruppo delle comunità stesse, quindi capacitazioni culturali che in qualche modo mettono in luce questa possibilità di redistribuzione. Il welfare culturale non serve solo alle persone che stanno bene, certo, serve anche a intrattenere, a far sentire meno solo gli anziani che stanno, se no, se ne stanno in casa a guardare la televisione, a guardare magari Sanremo, su cui tra l'altro il dibattito su Sanremo, Giacomo, è di alto livello, in realtà, perché nel nostro dipartimento i cultori di Sanremo ci sono tantissimi e diventa oggetto di studio culturale, ma serve anche a coloro che in qualche modo hanno del disagio. Nel quartiere San Donato e San Vitale noi lo stiamo utilizzando, l'ecosistema culturale che esiste, che c'è già, che andiamo a mettere in luce per andare incontro a quei target come i minori, minori che hanno disagio, che escono da una pandemia, che sono in difficoltà, per rispondere a questo bisogno. Sono persone che hanno bisogno di ricostruire, questi minori, magari percorsi di inclusione, sono persone che sono fuoriusciti dai percorsi formativi, sono persone che conoscono delle nuove povertà. Stiamo parlando di San Donato e San Vitale, quindi dove sappiamo benissimo che c'è un sistema territoriale che ha in carico tanti minori con delle forti difficoltà. Ecco che allora la cultura può diventare uno strumento di welfare, ed è esattamente le parole che diceva Riccardo. No, non è un bene comune, non è qualche cosa che produce trasformatività, non è qualcosa che non deve essere considerato che un investimento e non una spesa. Quanto dibattito attorno al senso della cultura, se vale la pena investire o non investire. Ecco, quello che noi in qualche modo stiamo elaborando come Dipartimento delle Arti, in un'ottica innovativa, di innovazione non solo sociale ma anche culturale, e anche quest'ottica abbiamo modulato le proposte di corsi di perfezionamento che in questi due anni ci hanno visto protagonisti come Dipartimento delle Arti, tutte su un approccio di tipo socio-tecnico, sì, ma anche di creazione di culture partecipative di tipo culturali. Cioè siamo partiti dalla dimensione artistica propriamente per far comprendere quanto anche i linguaggi artistici servano per produrre inclusione sociale. E quindi la dimensione culturale del welfare, al di là dell'art on prescription o al di là dell'art therapy, in realtà ci riporta, lo ripone al centro come un bene comune, come un bene delle comunità che su di esse devono investire insieme in queste partnership
pubblico e privato sociale, mi viene da dire, in maniera imminente, ovviamente senza dimenticare il privato, per la costruzione del benessere, il welfare inteso in questo senso come leva di sviluppo dei territori. Grazie. Grazie Roberta. Dalle parole del professor Manzoli e della professoressa Patrinieri avete avuto un'ulteriore dimensione, no? Di come la scuola sta operando nella progettazione e nell'ideazione di questo welfare culturale. Noi in un progetto che abbiamo presentato anche in Comune a Bologna, poi dopo sentiremo il parere proprio del Comune, abbiamo qui Valerio Montato, abbiamo parlato del welfare culturale di questa nuova stagione come un'idea di vita buona, un'idea di vita buona, nella quale ci sono tante cose dentro. Voi pensate soltanto a chi vive 20 anni di più, dai 70 ai 90, poi qualcuno va anche oltre. Sì, ma come vive? È un'occasione per riappropriarsi di valori, di cose belle, da vedere, da ascoltare, o è un modo per sopravvivere cercando di curarsi? Pensate ai ragazzi, qui la sfida poi è epocale, che in realtà esiste ancora, soprattutto per impoverimento delle famiglie, un livello di discriminazione sociale che si manifesta proprio anche nell'accesso alle cose belle. Pensate alle famiglie stesse. Quindi direi che quest'idea, che è stata molto apprezzata anche nazionalmente, l'abbiamo presentata in alcuni convegni nazionali, a Bologna stiamo pensando che la cultura è parte del welfare, come stiamo pensando che la sicurezza è parte del welfare. Per finire questo giro della tavola rotonda, poi se ci sono domande i relatori certamente risponderanno, credo che sia giusto a questo punto dare la parola a il direttore generale del Comune della Città Metropolitana, Valerio Montato. Io devo dire che Valerio ci ha dato un contributo decisivo per questo progetto, come ce l'ha dato il Comune di Bologna. Il Comune di Bologna ha creduto, bisogna dargliene atto, in questo progetto. E quindi nel progetto di ricercare, di formare, di riflettere teoricamente, scientificamente su questo cambio epocale, che voi vedete che dalle cose che sono state dette lo intravedete, che si tratta di un cambio epocale del welfare, perché noi siamo abituati a un welfare di prestazione con gente che è già pronta in qualche modo a riceverlo. La situazione è radicalmente cambiata. Però so che Valerio ci ha riflettuto, ce ne ha parlato anche ieri al Comitato Scientifico e quindi credo che il suo contributo a conclusione di questo giro della tavola rotonda sia molto importante. Prego, direttore. Eccoci qua. Grazie a tutti e a tutti, grazie Mauro, grazie a tutti gli interventi. Ma adesso la scuola ha avuto, se siamo qua, se è stato fatto un po' un bel percorso anche in anni difficili come quelli che ci hanno preceduto, il merito di tutti quanti. Poi chi ha delle responsabilità deve aiutare affinché le istituzioni siano vicine anche a delle scommesse. Poi si deve anche scommettere, non si deve solo andare sul sicuro oppure essere sicuri che non si deve fare. Insomma, a me nel mio lavoro e nel nostro lavoro avere qualche dubbio è salutare, frequentarlo è molto salutare. Quando ci siamo visti qualche anno fa, abbiamo buttato giù le prime ipotesi e vedere tutto ciò che è stato fatto, vuol dire che ci abbiamo visto bene, poi abbiamo fatto con ciò che si poteva. Ora, a me dire, aggiungere delle parole a tutto ciò che è stato detto sarebbe persino, diciamo così, inutile, perché sugli interventi fatti e su tutto ciò che abbiamo prodotto in questi mesi sono totalmente d'accordo. Vorrei dare qualche suggestione e quindi su come andare a lavorare nei prossimi mesi e cercare un po' di orientarci tutti verso altri orizzonti.
fatto salvo ciò che è stato detto. E io parto da questa definizione che prima Prandini diceva, che ci sono delle persone invisibili, io chiamo persone silenziose, chiamiamole come vogliamo, in questi ultimi mesi si sono affacciati presso i nostri servizi una popolazione, comunque persone, famiglie, uomini, donne, che fino a pochi mesi fa tutto si sarebbero immaginati, ma non di venire presso i nostri servizi. E quindi è cambiato qualcosa, e queste persone, oltre ad avere il problema, che può essere casa, lavoro, qualsiasi tema, diciamo così, bisogno principale, primario, hanno una difficoltà materiale a mettersi in coda, in fila con altre persone presso i nostri servizi. Allora, quando Prandini dice che bisogna andarli a trovare, forse bisogna andarli a trovare, bisogna andarli a cercare. Bisogna andarli a cercare perché probabilmente se andiamo noi e non che aspettiamo che arrivino, metà problema è risolto. È un problema più di natura personale, psicologico, che di tema. Cosa è successo? È successo che alcune modifiche economico-sociali che sono in tutte le grandi città hanno toccato anche questo territorio bolognese e metropolitano. E quindi quando cambia la formulazione, l'attesa, l'utilizzo di beni come casa e lavoro, vuol dire che ci sta cambiando molto davanti. E quindi una scuola che si chiama scuola, bisogna che si interroghi su questi punti, perché poi i servizi tradizionali devono essere migliorati, devono essere affinati, quasi personalizzati, ma lo studio deve venire prima. Quindi io penso che il prossimo anno, i prossimi mesi, dobbiamo mettere a disposizione tutti i dati, le informazioni, notizie che ci raccontano cosa sta succedendo. E succede che persone che con stipendi di 1.500-1.600 euro non hanno più accesso al mercato della casa. Questa cosa non è mai successa nell'epoca moderna. E oggi non è che ce n'è uno ogni tanto. Gli sfratti in sede di prefettura si sono raddoppiati, ma non perché non pagavano, assolutamente, perché hanno lo stipendio, perché si vuole fare un utilizzo di una seconda o terza casa, quello che, diciamo così, principalmente sono le più famose piattaforme in uso. Allora, qui bisogna capire, perché è un tema grosso, perché se non c'hai la casa non c'hai il lavoro. E non era mai successo che se c'hai il lavoro non avessi la casa. Non è mai successo. Fatto nuovo. E questo riguarda davvero tutta la fascia di popolazione, giovani, famiglie lavoratori e lavoratrici già con esperienza. Io su questo tema, e allora questo tema qui, o questi temi, è difficile racchiuderli in un territorio comunale. È evidente che si parla di attività che devono andare in un territorio metropolitano. Assolutamente. Ed è questo che dobbiamo cominciare a prepararci a fare. Ma tutti, la scuola deve fare la sua parte, le amministrazioni, città metropolitana e comune, capoluogo in primis, ma io penso tutte le unioni e i comuni della nostra città metropolitana. Cioè deve esserci un accesso alle informazioni che deve essere unico. Non è più tollerabile che ci siano dei comuni, delle popolazioni che non abbiano accesso alle stesse informazioni. Quindi chi è che possiede di più questo patrimonio deve metterlo a disposizione, innanzitutto. E io penso che anche i piani assunzionali degli enti devono cominciare a trovare spazio nei loro ristretti piani anche di professionalità di questo genere.
perché una capacità di lettura costante e, diciamo così, continuativa, omogenea, è una cosa necessaria, indispensabile per poi consentire alla politica di poter scegliere. E guardate che se affrontiamo temi di questo genere non ce ne sono margini, spazi neutrali rispetto a questo. Perché poi c'è tutto il tema della mobilità, perché se tu muovi lavoro e casa, la mobilità deve essere adeguata. E quindi la mobilità non più come un obiettivo da raggiungere con delle idee sostenibili, ma mobilità che vanno necessariamente ad accorciare casa e luogo di lavoro per centinaia di persone. E da questo punto di vista bisogna mettere a terra tutto, bisogna mettere a terra tutti i piani di investimento che noi stiamo facendo. Allora Mauro diceva prima tutto è welfare, davvero tutto è welfare, perché se noi pensiamo al welfare come una condizione, un insieme di strumenti tesi a far stare meglio le persone, a me viene da dire che questi strumenti dobbiamo utilizzarli quando le persone possono stare bene. Dobbiamo pensare solo in una versione di un welfare che arriva in una determinata condizione della vita di ognuno di noi. Può essere anagrafica oppure per qualche altro motivo. È evidente che meglio si sta durante la vita e più si allontana un periodo critico. Allora non possiamo metterla giù come un tema economico. Più tardi mi chiedi servizi e meno costi, non è quello, è una conseguenza che, per carità, il tema è come creare, qui ricito Prandini, un senso di comunità. Cos'è la comunità oggi? Ed è lì che dobbiamo andare, dobbiamo arrivare a un senso di comunità che rispetto a 40-50 anni fa ha delle novità ormai che non sono più novità, cioè di società che si affacciano ai nostri servizi, alle nostre attività, di cittadini che provengono da ogni parte del mondo, che sono portatori di culture diverse, che non conoscono gli ordinamenti giuridici, che in gran parte non hanno accesso, perlomeno c'è un abbandono scolastico abbastanza alto, quindi accesso al sistema educativo. Insomma, noi dobbiamo tenere assieme tutto. Allora, anche uno strumento che può essere, diciamo così, piccolo rispetto a una grande gamma di attività che due enti e 54 comuni possono svolgere, ma anche una scuola così, se messa in rete, ne parlavamo ieri in comitato scientifico, in rete con tutto ciò cui ci occupiamo e questi enti trattano, anche enti che stanno fuori dai nostri, anche questa scuola può, io devo dire, deve dare il suo contributo, se non altro perché comunque, come oggi, ci si sta parlando davvero liberamente, ascoltandoci, senza che nessuno ci dà la linea di dire delle cose precise, perché tutto là, luoghi aperti e liberi davvero fanno la differenza, perché tutti quanti noi siamo presi da un quotidiano che spesso non ci dà possibilità di scambiarci opinioni. Allora, io dal mio ruolo, dalla mia funzione, con il sindaco che diciamo così, sta già portando avanti alcuni aspetti di questi che brevemente citavo, noi ci mettiamo a disposizione, ma io voglio essere un soggetto attivo, non voglio essere... perché sento la responsabilità di esserlo, non perché per un protagonismo fino a se stesso. Quindi davvero grazie e grazie per la... Grazie veramente anche per questo intervento. Ne abbiamo parlato anche ieri al Comitato Scientifico, le cose
che la riflessione che ci ha portato anche il direttore Valerio Montaldo, pensate al tema dell'uso del patrimonio sociale abitativo bolognese, o al tema del lavoro, o al tema dell'accesso ai servizi per famiglie che non erano abituate a certi servizi perché vivevano in condizioni diverse. Saranno oggetto di approfondimento in questa giornata di coprogettazione delle nuove attività della scuola, anche chiedendo un ulteriore sforzo ovviamente di partecipazione all'Università di Bologna, perché vogliamo analizzare attentamente questi fenomeni. Noi, come sapete, siamo molto attenti al tempo, perché la scuola appunto deve anche essere attenta a quando inizia e quando termina la lezione, però c'è spazio per alcune domande a cui i relatori certamente risponderanno. Vi chiedo di essere molto sintetici, ovviamente. Prego. Grazie, dottor Moruzzi. Sono il professor Maccarella, sono un medico in primario di Bologna in pensione, però lavoro come professore a contratto. Come accennavo a Moruzzi... Scusi, stia più vicino al microfono, sì, perché non sentiamo. Come accennavo al dottor Moruzzi, noi tutti dobbiamo molto alla scuola di Ardigò, ma non avrei voluto intervenire se non dopo le cose che ha detto Montaldo, davvero importanti. Io sono diventato il medico di 9 ambasciate anglofone dell'Africa al Quirinale a Roma, dal mio ambasciatore a Pechino, il dottor Ettore Secchi, segretario generale, di 4 francofone. Poi ho avuto modo di seguire un gruppo di medici bolognesi, 22, che lavorano in Africa, le loro vacanze da Fallini a Noera, Deiaco, a me stesso, e 6 operatori sociosanitari sono venuti con noi. Poi ho seguito il cardinale in Tanzania e Nigeria, e ho seguito Draghi in Algeria e in altri paesi, Marocco, Tanzania, Kenya e Uganda. Questo per dire che quando facevamo gli auguri al signor sindaco di Natale, Annalisa Boni, che ha ricevuto 2 di questi ambasciatori dell'Africa, è venuto fuori in anticipo quello delle diseguaglianze sanitarie, io da medico dico quelle, dei quartieri di Bologna, e lo sapevamo bene. Poi il 23 è uscito l'articolo di questo studio preliminare, importante ma un po' grezzo, se mi permettete, dell'Università di Bologna, sulla sanità dei quartieri di Bologna. Lì vi segnalo che ci sono 5 comunità etniche, come diceva Mauro Moruzzi, importantissime. Noi abbiamo 4.700 nigeriani tra Bologna, Castenaso, San Lazzaro di Savena, che non accedono ai servizi. C'è un sommerso importante, vi dirò di quali patologie, Mauro lo sa perché abbiamo lavorato insieme quando lui era il nostro assessore alla sanità e quando ha diretto il CUP. C'è una comunità, dicevo, di anglofoni che fa riferimento per la parte cattolica alla Chiesa di Cristo Re, prima era a Borgo Panigale, adesso è una Cristo Re, da Alessandro Marchesini, che è un grande prete, e poi dopo quelli non credenti, perché islamici o di altra, di quella nazione, hanno un gruppo di comunità insieme. Poi c'è una grande comunità francofona che fa riferimento alla Chiesa di Sant'Antonio della Massarenti, di Don Mario Zacchini, che prevede anche 14 famiglie di afghani e 12 famiglie di pakistani. Da ultimo c'è una grande comunità di filippini, sono 700 erotti, che fa riferimento alla Chiesa di San Gaetano e Bartolomeo, qui di Monsignor Ottanico, che ho seguito sia in Sierra Leone recentemente, sia in Tanzania. Questo per dire che 4 emergenze sanitarie sono di fuori. Se sono vere quelle diseguaglianze per i bolognesi che riguardano casa, lavoro, sanità e scuola, immaginate cosa sono, e Mauro lo sa, cosa sono per questi francofoni, anglofoni, filippini, che sono più svegli degli altri. Soprattutto 4 emergenze. Molti dei loro figli nati là non hanno avuto le vaccinazioni pediatriche, quindi dobbiamo porci il problema. 2, la medicina del lavoro, il welfare, di cui noi siamo abituati a standard altissimi a Bologna, molti di questi non hanno fatto l'antitetanica, l'hanno nelle aziende. A Bologna la fortuna, è vero, ha ragione Montaldo, di non trovare casa perché i prezzi sono incredibili, ma lavorano tutti, hanno tutti un permesso di soggiorno regolare, e grazie alle nostre aziende, a questo tessuto produttivo che avete saputo creare, lavorano tutti. Però non hanno fatto l'antitetanica, c'è stato un caso di tetano, no? Hanno visto il tetano da una vita a Bologna. Terzo gruppo, e ha ragione Mauro, e ha ragione la dottoressa, il materno infantile.
ci sono le donne che non fanno la profilassi delle malattie trasmissibili dalla madre al figlio durante la gravidanza. Loro hanno 4 o 5 figli. Sono venute da me le donne nigeriane, mi ha detto: dottore, i nostri mariti non capiscono niente. E ha ragione Montato, questi non si sono inseriti per niente. Però noi sappiamo bene che la rosolia, che la toxoplasmosi, che una serie di malattie, il citomegalovirus, si trasmette dalla madre al feto. Allora abbiamo trovato Todeschini e Pandolfi della USL, che piano piano li abbiamo avvicinati, io sono diventato il loro medico e vado alle loro cerimonie religiose, ma soprattutto alle loro cerimonie civili, in cui ci sono delle comunità amplissime che arrivano a Borgo Panigale, arrivano da San Lazzaro di Sala. La terza emergenza importante sono... scusi, l'ho detto, i bambini non vaccinati, vado al volo, Maurizio. Le donne durante la gravidanza, la medicina del lavoro, e c'è la gente che c'è ancora l'HIV positivo, ricoverati per altri motivi, e le donne lo sanno, ne sono consapevoli, e sono venute da me, li ho portati in via privata, da Todeschini alla Casa della Salute di Casalecchio, insomma, per dire che quello che avete messo a fuoco è importantissimo. L'ultima domanda che vorrei fare a Maurizio riguarda il problema della formazione. Sapete che lavorano già 5 infermiere nigeriane nella realtà dell'Emilia Romagna, hanno il loro titolo, è paragonabile a quello europeo, firmato e tradotto in italiano e firmato dai nostri ambasciatori là, hanno fatto 60 giorni con noi a pagamenti modesti dell'italiano medico, cos'è un cateterismo, cos'è una toracoscopia. Quindi sì, per la scuola, Maurizio, è possibile, visto che hanno trovato difficoltà impressionanti con l'università, hanno dovuto dare l'esame in italiano, il multi choice per l'immatricolazione, e su 18 non è passato uno. Hanno trovato difficoltà moltissime, faranno l'esame adesso dal 15 al 28 per il post graduate in medicina, non ne passerà nessuno, perché qui sono in italiano, non li passo io. Noi glieli abbiamo tradotti. Sì. Per farla breve, se c'è spazio nella scuola di Ardigò per formare come vorrebbero loro, persone che diventino, che non rimangano qua, alcune sono state assunte, ma che diventino teacher o teacher in Nigeria e in Tanzania. Ultima domanda, Mauro. Grazie. Io direi, cioè, mi invito intanto certamente a, i problemi sono reali, quelli sollevati, ma abbiamo un problema di analizzare le questioni rispetto alle tematiche che oggi abbiamo proposto. In ogni caso, mi permetto di dire che una welfare di comunità, una sanità di comunità, certamente parte dalle comunità esistenti, cioè deve fare conto con queste comunità, che non sono solo territoriali, sono anche etniche. Sono... Noi ad esempio come scuola abbiamo fatto un'esperienza di formazione al digitale di comunità africane, di donne africane, in un accordo con la Apple di Via Rizzoli, proprio per l'accesso ai social in funzione di attività di comunità. Quindi il tema posto esiste, e io penso che il welfare di comunità sia la risposta giusta a queste problematiche che si pongono a livello di singole comunità, che sono anche comunità africane, comunità presenti ormai parte integrante della nostra popolazione. Sentiamo altri interventi, soprattutto domande. Ovviamente vi chiedo la sintesi dato il tempo. Prego, ho visto una mano alzata. Fate anche direttamente ovviamente alle questioni poste dai nostri relatori. No, in realtà non ho proprio una domanda, e volevo comunque fare un commento rilacciandomi a quanto diceva il dottor Montalto. Io sono presidente dell'istituzione Mingussi della città metropolitana. Appunto, il richiamo che lei ha fatto a mettersi in rete e a utilizzare tutte le risorse che sono a disposizione della città metropolitana, per l'appunto, quindi come appunto la nostra istituzione, mi fa fare questo intervento, nel senso che sento parlare di welfare di comunità e io sono stato docente fino a pochi anni fa, tra l'altro insegnando una materia che si chiama psicologia di comunità, quindi ho parlato di comunità per 40 anni nel mio insegnamento accademico a psicologia, per cui insomma... per quanto riguarda comunque il tema, credo che lei ha citato un termine che è un termine centrale della mia disciplina, che è senso di comunità. Ma senso di comunità cosa vuol dire? Perché viene citato da tantissime, cioè, ed è una dimensione psicologica che qui non ho sentito. Allora, per farla breve, noi ci occupiamo fondamentalmente, fra le altre cose, di salute mentale.
in un'accezione ampia, ovviamente, che non è il problema solo psichiatrico, ma è la salute mentale. Salute mentale come bene comune. Ora, sicuramente questo è un tema che noi affrontiamo anche come formazione, come ricerca e tutto, e che è, diciamo, complementare a quello che la scuola Ardigò sta facendo, perché non è nelle sue corde, evidentemente, fare questa cosa qui. Allora, questa sinergia, come possiamo fare sinergia? Facciamo anche welfare culturale, non per fare la primogenitura, ma ne abbiamo parlato anche noi, probabilmente ancora prima. Quindi credo che sia importante creare sinergia e mettersi in rete in una maniera fattiva. La domanda è come si fa, ma questo lo rispondiamo poi insieme. Grazie. Grazie, sentiamo altri poi i relatori. Brevemente, anche online, chiedo a Lucia, la nostra tutor che ci segue ormai da tanto tempo nelle nostre lezioni, se abbiamo delle domande online, in ogni caso potete intervenire. Come sapete, le nostre lezioni sono seguite da molte persone anche direttamente online. Non ci sono interventi. Io farei questa proposta ai relatori. Una, se sono d'accordo, ovviamente, perché hanno detto tantissime cose, poi ci sono state queste osservazioni fatte a conclusione nell'ultimo intervento anche dal dottor Montaldo. Se ci potessero fare una battuta, ma pochissimo, a testa, a conclusione di questo confronto. Noi tenete conto che di queste sedute, anche di questa, noi terremo conto, tra l'altro sono tutte registrate, si possono riascoltare, proprio nella riprogettazione delle cose che riguarderanno il programma della scuola del 2023, il corso magistrale, l'attività nei quartieri e, come dicevo, anche l'espansione della collaborazione sia verso l'università che verso anche, speriamo presto, i territori dell'area metropolitana. Ripartirei facendo il giro, credo ci aveva detto il professor Prandini che per una questione personale che so abbastanza urgente ha dovuto lasciarci, quindi direi ai nostri relatori se facciamo un passaggio conclusivo considerando anche le cose che sono state dette. Professor Caianello. Io pochissime osservazioni, posso dire che la collaborazione con la scuola Ardigò ci entusiasma, che si inserisce nel progetto di sviluppo del nostro dipartimento, che deve sempre più guardare all'attività didattica e di ricerca applicata, cioè dove noi formiamo i nostri studentessi, le nostre studente, non solo sulla parte teorica su cui siamo fortissimi, ma su quella in cui insieme alle persone, alla comunità, sperimentando, troviamo nuove soluzioni. La scuola Ardigò, da questo punto di vista, ci dà una grandissima occasione e in fondo, dico col cuore prima che con la cultura, non poteva che nascere a Bologna un'esperienza di questo genere, perché in qualche maniera eravamo consapevoli del welfare di comunità prima di dargli questo tipo di definizione. Se così va bene, noi dedicheremo quindi il progetto dei dipartimenti d'eccellenza, il nostro prossimo quinquennio, a sviluppare questo tipo di attività giuridica. Giurista che si interfaccia con le persone per riuscire a sviluppare un ecosistema di sicurezza, che vuol dire anche di fruizione dei diritti, ma in concreto, quindi partendo dai problemi delle persone, cercando di formare i ragazzi in questa maniera. Speriamo di avere successo. Grazie, professor. Ma rapidissimo, intanto che non ho niente contro il Festival di Sanremo, anzi mi piace molto, ma il problema è solo quello oppure anche qualcos'altro, e questo riguarda, amo anche molto il cinema di Bollywood, ma il mio carissimo amico Shuvash, che è provvidenziale gestore del negozio da cui io mi approvvigiono quotidianamente, che guarda esclusivamente film di Bollywood sul suo device, sul suo cellulare, non è culturalmente integrato nella nostra comunità, anche se ha tante relazioni,
Condivido pienamente quello che diceva il direttore Montalto. Recentemente anche con Roberta siamo stati contattati da un grosso player di produzione audiovisiva nazionale per una ricerca sulle nuove tendenze, nuove narrazioni e così via. Nella proposta, questi che producono audiovisivo comincia esattamente così: con il 2022 sembra essersi materializzata una crescita del senso di esclusione sociale, cioè questi dal loro punto di osservazione vogliono narrazioni che parlino del senso di esclusione sociale, perché sono a mercato, devono vendere dei prodotti alle persone che provano questo tipo di sensazioni e vogliono vedere cose di quel tipo. Noi dobbiamo lavorare perché diminuisca questo senso di esclusione sociale e perché in qualche maniera siano altri i temi su cui concentrare anche la produzione culturale, eccetera, ma mi sembra che insomma ci sia assolutamente un allineamento di intenzioni, anche grazie al ruolo prezioso di mediazione della Scuola Ardigò. Roberta? Noi come Dipartimento delle Arti continueremo a collaborare su questo tema del welfare culturale. Continueremo soprattutto a proporlo come modello dal punto di vista sociologico. Lo sottolineo anche alla base di quello che ha detto Bruna Zani. Sappiamo perfettamente che l'Istituto Mingussi ha lavorato su questo tema, ne ha parlato probabilmente prima di noi, ma su welfare culturale, tu ricorderai bene, Mauro, la prima volta che è stato introdotto avevamo un po' di piccoli problemi di ricollocazione di questo tema, e quindi il mio riferimento era propriamente alla prospettiva più eminentemente sociologica. E su questo, per l'appunto, noi proseguiremo in questa interdisciplinarietà che ormai connota il nostro dipartimento come cifra specifica, per l'appunto, della messa assieme tra le arti nelle loro espressioni, la sociologia, la storia, la semiotica, per una formazione che appunto sia a 360 gradi. Da questo punto di vista noi parliamo sempre anche di innovazione culturale, oltre che di innovazione sociale, ponendolo proprio come leva di sviluppo dei territori. Vorrei sentire, poi ci dirà due cose a conclusione, di nuovo Montalto, un parere sia da Sara che da Erika, che hanno introdotto i nostri lavori e ci ospitano qui nell'area metropolitana. Prego, Sara. Grazie Mauro, ringrazio tutti gli interventi che hanno dato sicuramente una prospettiva ampia a quelle che sono le linee operative possibili del welfare. Mi riallaccio a quanto diceva il direttore Montalto, il riferimento alla necessità di partire da quelli che sono i dati, da quelle che sono le informazioni, da quelle che sono le notizie, per avviare anche prassi innovative e sicuramente tesoro anche sull'elemento legato alla necessità di rivedere anche dal punto di vista delle specificità tecniche, delle professionalità che lavorano all'interno dei nostri enti, questo risulta strategico. Per quello che è, diciamo, l'ottica metropolitana, credo che sia fondamentale quel lavoro di rete che è uscito su più piani, di raccordo che è uscito su più piani, anche proprio nella volontà di valorizzare quelle che sono delle differenze anche nelle percezioni dei sensi di comunità. Si è parlato prima dell'elemento dal punto di vista degli arrivi, multiformi, che sicuramente tocca Bologna per un fronte, tocca tanta altra periferia delle aree interne su fronti differenti, penso appunto all'Alto Appennino o a quella che viene identificata come Bassa Pianura. Sicuramente le linee e le prospettive di lavoro possono essere molteplici e non possono non esserci se non con una sinergia tra quello che è l'aspetto propriamente tecnico e quelli che sono gli elementi di governance istituzionale e quello che è invece il portato di tutte le realtà capaci di fare innovazioni, tra cui appunto il Mingussi, l'Ardigò e l'Università. Grazie. Grazie Sara. Erika? Una velocissima battuta, perché mi sono venute in mente altre esperienze che non avevo collocato nel welfare, ma che alla luce di questa
di questi interventi ho collocato nel welfare, penso alle esperienze di controllo di vicinato che stiamo facendo sul territorio, penso, questo è più riconducibile al welfare, alle gestioni nuove che stiamo pensando per i centri e servizi nell'ambito della povertà, magari fuori dalla città, non parliamo di povertà estrema, ma sicuramente di povertà e di indigenza. Quindi sono molteplici le esperienze che stiamo facendo, che attraverso queste progettualità specifiche vanno ad arricchire una visione, insomma, a modificare la nostra percezione di cos'è e cosa deve essere il welfare per rispondere a esigenze che mutano. E trovo molto importante che queste prassi che verranno delineate, che sono il frutto di esperienze fatte, che si faranno, vengano condivise sia a livello tecnico sia a livello politico, a livello metropolitano, perché possano diventare patrimonio di tutti e siano la base delle nuove programmazioni che ci aspettano anche nel 2023. Valerio, io mi ricordo quando abbiamo iniziato questo percorso, sono passati 4 anni, soprattutto c'è stato il Covid di mezzo, sono stati degli sconvolgimenti epocali dal 2018 quando è partito la scuola. Tu però mi avevi fatto una battuta in quel momento e mi avevi detto: ma ti faccio un esempio, noi vogliamo diventare la città capitale del cinema, no? Questo è welfare secondo te? Ma mi sembra che è venuta fuori una risposta. Comunque, insomma, a te la parola. Per... Vabbè. Facciamo tanto per il cinema, questo è vero, perché avere 2 mesi di un maxi schermo in più zone della città è davvero una cosa più unica, davvero, che è replicabile. Ma io adesso che cosa posso dire? Io dico questo, che vediamo un po' se riesco a farmi comprendere bene. Diceva la professoressa sui dati, su come possiamo, diciamo così, su come farcela davvero questa volta. Beh, cominciamo a scambiare un po' obiettivi con strumenti. Per me adesso condividere i dati e le informazioni, invece che essere uno strumento, per me adesso deve diventare un obiettivo. E quindi questo per rafforzare la trazione lavorativa rispetto al raggiungimento di questi. Generalmente è uno strumento, no? Hai dati per poter fare delle cose. Come è essenziale l'accesso alle informazioni, cominciamo a considerarlo così, per una fase, poi torniamo alla normalità. Così ci impegniamo davvero tutti a fare questo. Secondo, noi siamo, abbiamo avuto anche la possibilità oggi di ascoltare sia Erika che Sara, noi siamo fortunati perché abbiamo delle amministrazioni locali che sono davvero non solo vicine, ma ne fanno davvero una cifra importante del proprio lavoro. Ma questo io lo sto vedendo ormai quotidianamente, cioè un'attenzione precisa quasi al dettaglio. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente cogliere e portare avanti assieme. Terzo ed ultimo punto, io penso che tutti quanti noi dobbiamo dare un messaggio che è di speranza, però dobbiamo esercitarla, non aspettare che qualcuno ci pensi. Io penso che in questa stanza e anche in quella virtuale c'è la potenzialità, accanto appunto alle amministrazioni, al sindaco, a tutti alle varie responsabilità politiche, di andare un po' più veloci, ma andare davvero dritti per risolvere alcuni problemi che ormai sono chiaramente davanti a noi. Abbiamo un tema di risorse che non sono infinite, abbiamo bisogni davvero infiniti. Sono tantissimi bisogni che si sono affacciati e dobbiamo farcela con le risorse che ci abbiamo. Questa però è una bella sfida che merita tutta l'attenzione e la passione di tutti quanti noi. Grazie.
Grazie a tutti, buon pomeriggio. Per chi è interessato può prendere contatto perché il 14 febbraio pomeriggio avremo una giornata di coprogettazione del nuovo corso magistrale. Ah, c'era una domanda? È un po' fuori. Siamo un po' fuori tempo massimo, ma se ce la fanno avere questa domanda cercheremo di rispondere senz'altro. Grazie a tutti.